Buon pomeriggio, ci siamo anche per oggi con Palla al Centro. Buon pomeriggio Maria Grazia. Buon pomeriggio caro Franco, buon pomeriggio telespettatori. Allora parleremo diffusamente di quella che sarà la partita del Cosenza domani sabato alle 16:15 contro il Bari al San Vito Marullo, uno scontro diretto naturalmente per la salvezza, bello e buono. Parleremo anche dell'anticipo tra il Pisa ed il Catanzaro. A te la parola. Sì Franco, io rinnovo i miei saluti a te, rinnovo i miei saluti a Pippo, do il bentornato a mister Franco Giugno per l'angolo del tecnico. Buon pomeriggio mister. Buon pomeriggio a tutti voi. E do il bentornato, è sempre un piacere averla qui in studio con noi, Marida Ciardullo per l'angolo dei tifosi, ed è anche lei una presentatrice del Salotto del Calcio, sì, giusto Marida? Vero. Ben trovata. Grazie a tutti quanti salotto voi per col l'invito. Sempre col divano. C'è il divano. Io ricordo ai nostri telespettatori il numero WhatsApp, il 345 921 1221, e anche la nostra pagina Facebook per tutti i contenuti social. E direi di iniziare subito, caro Franco, perché siamo pieni. Sì, brevemente, perché abbiamo molti contenuti. Avremo in collegamento Gigi De Rosa, allenatore, è stato anche allenatore del Cosenza. Ha iniziato la sua carriera da calciatore nelle Bari e poi l'ha continuata a Pescara a Cosenza, quindi è un ex delle due squadre di questa partita importantissima, come dicevo prima, per la salvezza. Questo scontro diretto domani, il Bari praticamente non vince da 9 giornate, in trasferta ha vinto 2 sole volte in questo campionato, esattamente in Lombardia, a Cremona e a Brescia, ha cambiato 4 allenatori, c'è grande come dire confusione a sotto Bari, tifosi contro e la squadra contro l'allenatore. Adesso caro Pippo c'è Giampaolo, che come ricorderai nel 2002 era un bel numero 10 con Cosenza, se lo ricorderà sicuramente anche Franco Giugno. Certo. Di questo e di altro parleremo. Pippo, a te do la parola perché poi sentiremo anche gli RVM, quello che hanno detto gli allenatori. Sì, intanto vedo che è pronto già mister De Rosa, e lo salutiamo. Sullo schermo, lo salutiamo. Ciao Gigi! Settimana, possiamo dire, di lavoro intenso dopo come dire, il bottino di Reggio Emilia, che ha visto tra le altre cose protagonista un forte rinato, possiamo anche dire, ma soprattutto abbiamo visto un Cosenza che ha imposto il suo gioco e ha portato a casa 3 punti fondamentali per questa classifica. Contro il Bari mancheranno gli squalificati Prazelic e Voca, in settimana diciamo ha avuto qualche problema Crespi, che è stato aggregato praticamente ieri, così come Calò è stato fermato per un problemino, ma è già 2 giorni che si allena e dovrebbe essere della partita. Possiamo anche dare qualche informazione, perché è previsto anche un nutrito numero di tifosi proveniente dalla Puglia. Da Bari dovrebbero essere intorno ai 1800 tifosi, praticamente riempiranno il settore. Così come c'è stata una chiamata da parte della società verso i tifosi del Cosenza, che ha abbassato i prezzi delle curve a 12 euro e della tribuna B a 18, non solo, ha dato la possibilità agli abbonati di portare con sé un amico al prezzo di un amico, una donna o un bambino al prezzo di 1 euro. E questa è una promozione in modo da poter, come dire, esserci anche con il 12° uomo in campo. Settimana di lavoro intenso, dopo sentiremo Viali, ma nel frattempo penso che sia il caso di sentire l'ex se di turno, mister Gigi De Rosa. Gigi De Rosa, mister, ci sei? Sì, buonasera a tutti. Eccolo qua Gigi, che occhialoni. Che bel ragazzo. Sempre stato un bel ragazzo, dai. Allora Gigi, parto io subito, tu sei stato un ex delle due squadre, sentiremo Enzo Tamborra di Sky Sport, che tu conosci molto bene, che lavora pure, collabora con te Bari. Cosa ci puoi dire di questa partita? Che aria si respira a Bari, ultima spiaggia? Beh, credo che sia una partita dura per tutte e due le squadre. Il Cosenza la Reggiana, il Bari cambiando l'allenatore dove c'era in un periodo di crisi, però con Giampaolo, con Federico ha rimontato una partita contro un Pisa che fuori casa ha dato fastidio a tutti, perdeva 1-0, l'ha rimontata, quindi ovviamente che a Bari l'umore non è positivo, non è abituata questa squadra. All'inizio non poteva pensarci neanche di lottare a 4 giornate dalla fine per la retrocessione, quindi
i loro obiettivi erano altri. Ora hanno un po' di timore, l'ambiente è un po' in fermento, in negativo, quindi cercano il tutto per tutto. Io, il mio cuore che è diviso in due squadre, credo che spero che si salvano tutte e due. Spero che si salvano tutte e due. Pippo, comunque, parlando del Cosenza, poi Viali ha raggiunto il percorso di salvezza, ha preso la squadra a 3 punti sopra i play-out e con la vittoria di Reggio Emilia sta a 3 punti sopra i play-out, quindi il suo percorso, come lo stava facendo Caserta, lo sta facendo. Che ti dico, Franco, è una partita che è difficile per tutte e due, perché non si possono fare i calcoli, la Serie B è sempre Oh, è frizzata l'immagine. Saltato, dai. Va bene, Pippo, allora vogliamo cominciare a commentare queste prime parole di Gigi De Rosa e poi sentiamo il mister. Sì, ma io farei subito col mister, anche perché mister, la chiave di lettura di questa partita con la Reggiana... Ecco Gigi, l'abbiamo ricordato. È tornato? Sì, Gigi era saltata la linea. Mo' ti faccio direttamente la domanda così accorciamo i tempi. È uno scontro salvezza, perché alla fine... Non è che il Cosenza sia poi così, abbia fatto questo grande allungo. È una partita a cui tengono tutte e due le squadre. Hai ragione. Come ti ho detto prima, tutte e due le squadre hanno timore, la classifica è Frizza. Ti frizzi di nuovo, abbiamo problemi di linea. Vabbè. La domanda al mister. La dai. Domanda al mister era quella a proposito. Poi un po' l'uovo di Colombo, mister Viali, alla fine ha messo a posto la squadra. Cioè, forse non c'è bisogno di... Tu l'hai detto all'inizio campionato, basta mettere Tutino e Mazzocchi da punta, l'uovo di Colombo, sbaglio, mister. Sì, ma al di là di Mazzocchi e Tutino di punta, che credo che siano la coppia più in simbiosi di tutto l'organico che è a Cosenza, era soprattutto mettere Tutino da centravanti. Io mi sono davvero... ho fatto una battaglia, una crociata a favore di questa situazione, e dove chi doveva sentire molte volte non sentiva, o comunque non riusciva a vedere oltre il proprio naso. Quindi è ovvio che Gennaro da centravanti sta dimostrando di essere probabilmente il migliore della categoria. Poi le coppie fanno la fortuna dei giocatori. Tutino insieme a Mazzocchi ha dimostrato all'inizio di avere un'intesa naturale, farli giocare da vicino ne guadagna moltissimo la squadra, è ovvio, su questo non ci sono dubbi, l'abbiamo sempre detto. Io quello che voglio riconoscere a Viale è una cosa: la partita che abbiamo giocato in casa è stata penosa, orrenda veramente, lì ha sbagliato di tutto e di più, mettendo Zuccon esterno basso, mettendo mezzala, Canotto che non può proprio fare il mezzo destro in un centrocampo a tre. Poi però a Reggio Emilia, devo dire la verità, ha rimesso le cose a posto. I due quindi sono stati bravissimi, Marras da quinto è meraviglioso, Zuccon è tornato a giocare al posto suo, dove è tra i migliori della categoria dall'inizio, nonostante un giovane ragazzo del 2003, le due punte, come dicevamo, finalmente hanno giocato da attaccanti, non da un attaccante uno sotto, un attaccante uno esterno, da attaccanti vicini, hanno giocato per la prima volta così. Ma la cosa che devo riconoscere a Viale è che si è inventato Antonucci mezzo sinistro. Io non me lo sarei aspettato. L'ha fatto giocare da mezzo sinistro con Calò vertice basso, e lì Antonucci davvero ha fatto una gran partita, sicuramente molto meglio di Florenzi, sia dal punto di vista della corsa, della qualità tecnica, dell'esperienza, della fisicità, e credo che lui abbia trovato la quadra. Aspetteremo domani, ma io questo Cosenza schierato in questo modo, e io non sono un amante, Gigi lo sa, non sono un amante della difesa a tre, no, però devo riconoscere che questo atteggiamento tattico con i tre dietro e i due bracci di sinistra e destra, tra l'altro molto volitivi,
e credo che abbia trovato la giusta quadra. Io credo che domani il Cosenza farà una gran partita, poi sai, come diceva Gigi, sono due squadre che sono con l'acqua quasi alla gola, quindi anche i nervi faranno la differenza, anche chi starà meglio con la testa domani farà la differenza, l'approccio alla gara, la responsabilità del risultato a tutti i costi, tutte, sono tutte cose che poi nel calcio incidono molto. Grazie, però sì. Un'altra cosa volevo chiedere, visto Gigi, che Gigi, poi, sì, prego. Che poi siamo con Marita. Gigi, soprattutto il problema è, da quello che siamo riusciti a capire e sentire dalle conferenze stampa ieri, soprattutto il capitano di Cesare, c'è un problema, come dire, di spogliatoio. Anche perché Aramo è rimasto fuori, qualcuno è stato accusato di non gradire gli allenamenti, un altro i video. Cioè è tutto un insieme di cose che poi alla fine una squadra che l'anno scorso stava salendo in Serie A si è trovata a combattere. E tu mi insegni che quando parti con obiettivi e vai su un terreno che non è tuo, alla fine paghi un prezzo carissimo, Gigi. Io vorrei che... Pippo... No, queste possono essere anche delle chiacchiere di spogliatoio, perché il polso della situazione lo sa solamente l'allenatore. Vabbè, si è frizzata di nuovo, vediamo un attimo Marita che c'ha il polso un po' della situazione, come dicevo c'è questa trasmissione, vediamo se recuperiamo Gigi. Il polso dei tifosi. Allora, diciamo che io sono stata anche ospite in una trasmissione, proprio ho affrontato proprio questa tematica con questa ragazza del Bari, e mi ha sottolineato che ovviamente non sarà una partita semplice né per noi del Cosenza né tantomeno per loro, perché come ho sottolineato e come avete sottolineato anche voi in precedenza, sarà sicuramente una sfida all'ultimo sangue. Quindi anche se il Bari è ad oggi una squadra psicologicamente sottotono, sicuramente verrà a Cosenza per fare la gara. Quindi, come dico sempre, la Serie B è sempre un punto interrogativo e quindi non dobbiamo mai dare nulla per scontato. Ovviamente il Cosenza ha un aspetto psicologico maggiore rispetto al Bari, perché comunque la vittoria contro la Reggiana ti ha dato un qualcosa in più, ma sicuramente c'è bisogno di risultati, c'è bisogno di dare continuità soprattutto a quello che si è visto a Reggio Emilia. E sicuramente diciamo che la vittoria contro la Reggiana ci ha restituito una squadra, un gruppo più compatto, un gruppo coeso, si è visto anche dalla doppietta realizzata da Forte che non segnava da oltre 6 mesi. Quindi diciamo che l'aspetto psicologico sarà quello che andrà ad influenzare molto la partita domani. Andiamo con i messaggi e poi con Pippo di nuovo, vai. Buon pomeriggio, sono Marcello da Cosenza. Dopo l'ultima partita disputata con la Reggiana, dove la nostra squadra ha fatto una partita perfetta sia dal punto di vista atletico che del gioco, domani con il Bari è la partita dell'anno. Infatti se si riuscisse a vincere con la squadra pugliese, al 90% saremo salvi. Da tifoso ci credo, saluti a tutti gli ospiti studio e sempre Forza Lupi. Cara e bellissima Maria Grazia, auspichiamo di vedere domani una partita gagliarda contro il Bari, anche con una bella cornice di pubblico. La nostra squadra dal punto di vista psicofisico è in un momento di grazia. Forza mister Viali e forza Lupi Nostri, avanti tutte, un affettuoso abbraccio a tutti voi da Mario Scarlato. Senti, volevo ricordare, ce lo ricordano in redazione, che nella prossima trasmissione di Pianeta Dilettante, selettiamo Nino Neri da Reggio Calabria, perché a Reggio Calabria ci seguono in tanti, sarà ospite in esclusiva il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete, un bel colpo di Nino Neri. Complimenti a Nino. Complimenti a Nino, perché Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, sarà con lui ospite a punto nella sua trasmissione. A questo punto, Franco, direi che possiamo partire con gli RVM. È appena terminata la conferenza stampa del tecnico del Cosenza William Viali, possiamo sentire il primo RVM che può partire. Via con la regia, col servizio. Prima cosa, mi sembra giusto sottolineare che ci giochiamo tutti, non solo il Bari. È una partita fondamentale, è una partita fondamentale anche per noi, e quindi mi piace guardare in casa nostra. È una partita che dobbiamo affrontare con grande attenzione, una partita pericolosa contro una squadra che ha qualità, al di là di quello che dice la classifica, e quindi dobbiamo assolutamente ripartire a Reggio, ma non in quanto a risultato o prestazione, ma in quanto atteggiamento. Cioè io e i ragazzi, noi lunedì abbiamo cercato di cancellare la partita di Reggio e di tenerci solo le motivazioni per cui la squadra ha fatto una prestazione del genere. Da Reggio voglio solo la determinazione che ha avuto la squadra e sapere che avremo di fronte una partita complicata da affrontare. Visti che non me ne frega più niente, cioè noi dobbiamo dare il massimo perché è la partita, è una partita troppo importante, quello che è statistica ad oggi è relativo a quello che è stata la stagione, ci giochiamo qualcosa di grandissimo
e quindi dobbiamo essere perfetti sotto l'aspetto dell'atteggiamento, perché è una partita determinante, al di là poi di corsi, ricorsi statistici della stagione, che a questo punto veramente non ce ne frega niente. Determinato, deciso, bello come ci piace a noi, il tecnico, Gigi Rosa l'abbiamo questa volta però in collegamento telefonico, così riesce a terminare il suo intervento. Vai Gigi. Sì, ti dicevo, il polso ce l'hanno loro, quelli spogliatoi, presidente, allenatore, quelli del Bari, quindi queste possono essere anche chiacchiere che c'è uno spogliatoio in subbuglio. Credo che in questo momento la società, i tifosi di Bari hanno un solo obiettivo, anche come squadra. Sicuramente il Cosenza psicologicamente, come diceva Franco, che le motivazioni, la testa, le tensioni, di domare le tensioni, di portare le intenzioni o pressioni in positivo, sarà determinante. Loro si presentano un po' meno più positivi di noi. Noi veniamo dal risultato positivo, quindi inconsciamente sai che hai fatto bene, però come diceva il mister prima, devi partire da ora, il momento di domani gli ha l'altro, che tutto quello che è successo prima non c'entra niente, perché puoi ricadere subito in un burrone. Gigi, posso farti una domanda? Secondo te Giampaolo è tornato sul 4-3-3 praticamente di Marino? Guarda, Franco, io ai moduli sì, hanno un'indicazione, però la cosa più importante sono i compiti che dai al calciatore. Sono i compiti, perché puoi fare un laterale che spinge, uno che non spinge mai, che ne so, e diventa tutto un altro modulo, una mezzala che va, cioè, tutte sono situazioni. Sicuramente Federico è un ragazzo intelligente, l'abbiamo conosciuto. E come no? Farà, ed è un ragazzo, la cosa più importante è un ragazzo anche equilibrato, non è un ragazzo che va distinto. Quindi sicuramente non so come giocherà, domani vedremo, però sicuramente le partite si preparano con quello che hai, con quello che devi incontrare. Grazie Gigi per essere stato con noi, Gigi De Rosa, allenatore, ex giocatore di Bari. Ciao Gigi. Ci vediamo domani allo stadio. Allora sì, Pippo, non lo sì, so. Adesso no, vorremmo, stiamo parlando del Bari e adesso sentiamo cosa ha detto il tecnico, che ricordiamo tra le altre cose il Bari arriverà senza Puskas, che è stato operato perché si è fratturato il metacarpo della mano, e quindi mancherà proprio colui che gli ha fatto gli ultimi due gol, che gli ha raddrizzato la partita. C'ha Dio in dubbio, perché non sappiamo, sembra che non dovesse giocare, ma probabilmente per la tattica, problema di schiena, ma come un Voltaire ne passa tutto. Però sentiamo quello che ci ha detto il tecnico a proposito della gara di domani col Bari. Due. Se vogliamo rimanere e portarci le cose positive dell'ultima prestazione, dobbiamo capire che va giocata dal primo minuto al 90esimo, al di là delle statistiche dell'avversario. Quindi dovremo partire, se non vogliamo cadere in sorprese negative, dobbiamo partire forte dal primo secondo. Il Bari contro il Pisa fa un'ottima prestazione, tranne la prima mezz'ora di difficoltà, in cui ci siamo passati anche noi in questi momenti di difficoltà. Se vai subito sotto, ci vuole un po' di tempo poi a rientrare dentro la partita. Ci sono rientrati forte e hanno fatto un secondo tempo molto importante, quindi sono consapevole che incontriamo una squadra che ha le idee ben chiare, ha cambiato sia assetto, secondo me lo può anche variare, secondo me, ma mi aspetto anche che abbia più di una situazione, possa avere più di una situazione dentro la partita, e quindi come loro si giocano una fetta importante, siamo consapevoli di trovare avversari che saranno molto determinati, ma io credo che noi dovremmo avere la stessa identica determinazione, perché è veramente importante per tutti. Nasti è un giocatore a cui sono affezionato, è un ragazzo a cui voglio bene, sono due cose diverse, e per due ore sarà un nemico odiato.
dal mio punto di vista, un avversario. Ci sorridiamo di questo, sì, mister Giugno, però voglio dire, giustamente stai dall'altra parte. Ma... Mister? No, a me piace che lui abbia questa cazzimma in televisione, mi fa piacere, speriamo che poi domani tutto quello che lui sta dicendo lo vediamo in campo. Io credo, ripeto, sia fondamentale i nervi, al di là del modo, come diceva Gigi prima, è fondamentale l'approccio alla gara, i nervi, la tensione, che può giocare butti scherzi, può sciogliere, può asciugare le energie. E poi la qualità dei giocatori che si mettono in campo. Ho sempre sostenuto che Cosenza è una squadra che poteva fare i playoff, non lo nego certo adesso. Io cerco di essere coerente nelle mie cose. Noi abbiamo un organico che è assolutamente superiore a quello del Bari. Io credo che il Bari sia stato sopravvalutato dall'inizio, ancora si continua a sopravvalutare, ma il Bari dell'anno scorso, signori miei, non esiste più. Il Bari di Kedira, di Folaruggio o del portiere che sta dimostrando di essere uno dei migliori portieri in Serie A, sì, non ci sono più, non sono stati sostituiti. Questi sono tre campioni che sono andati via, il Bari non li ha sostituiti con altrettanti giocatori importanti. Quindi non mi meraviglio che si trovi in questa situazione di classifica. Cosenza per me è nettamente superiore dal punto di vista tecnico. Perfetto. Io spero che non basta solo la tecnica, bisogna interpretare la partita con una determinazione feroce come si evince dalle parole dell'allenatore. Speriamo che dalle parole si passa ai fatti. Determinazione feroce, Marito, ha detto mister Giugno, così come ha ribadito anche Viali. Ti aspetti la stessa formazione di Reggio Emilia, squadra che vince, si dice nel calcio, non si cambia? Non si cambia. Sicuramente le parole di mister Viali parlano chiaro, mi aspetto sicuramente che il mister schieri la stessa formazione, ma al di là della formazione stessa, come ha detto anche mister Giugno poco fa, quello che sarà determinante, quello che è determinante ad oggi sicuramente è l'aspetto psicologico, e ad oggi il Cosenza ha un aspetto psicologico ma anche fisico sicuramente superiore al Bari, anche perché ricordiamoci che il Bari nelle prossime gare andrà ad affrontare Brescia e Cittadella. Poi vedremo la grafica di tutte le squadre. Andrà a affrontare Brescia e Cittadella, che non sono facili. Prego. Mister Giugno, prima di continuare con altre RVM, mister Viale ha parlato di Nasti. Sì. Nasti l'anno scorso era anche uno dei giocatori del quale tu hai sempre avuto buone parole, un ragazzo, sì, scuola Milan, che, sì, aveva un bel piede, che ci ha salvato, che ci ha salvato 5 gol. Ecco, sì, io volevo una tua analisi su Nasti, perché quest'anno non ha reso allo stesso modo di come ha reso con noi. Paradossalmente non è stato rinnovato col Cosenza perché probabilmente il Milan voleva spingerlo più avanti sperando che il Bari facesse un tipo di campionato totalmente diverso. Quindi io volevo una tua analisi un pochettino. Guarda, io credo che bisogna esserci dentro, come diceva prima De Rosa, no? Noi siamo distanti, non sappiamo. Io credo che lui abbia pagato questa eterna confusione che c'è all'interno della cosa tecnica del Bari, tanti cambi di allenatore, una squadra, come dicevo prima, che non è tecnicamente forte come quella dell'anno scorso. Dal ragazzo magari ci si aspettava che facesse quello che ha fatto Kedira, non ha quelle caratteristiche di giocatore. Giocare a Bari non è semplice, perché quando la squadra ha delle aspettative, vanno allo stadio in 40.000, è un ragazzo di 20 anni, non è semplice, ecco, voglio dire. E io credo che lui abbia pagato più di tutto il continuo cambio di allenatore, il continuo cambio di modulo, e si sa che quando le cose non vanno bene, gli allenatori, i primi che mettono da parte sono i giovani per far giocare i grandi, sì, sì, che è un errore clamoroso e succede solo in Italia. Allora. Bene, noi andiamo un attimo in pubblicità perché abbiamo il tassativo, però rimanete collegati con noi, ci vediamo tra pochissimo. Allora, seconda parte di Palla al Centro, dovremmo collegarci tra non molto con gli amici di Sky, con Enzo Tamborra che è a Bari. Eccolo qua, Enzo, ci senti? Buon pomeriggio. Io spero che mi sentiate. Ciao Franco, un grande abbraccio. Ciao, ciao, ciao. Perfetto, ciao. Perfetto. Voce, la tua voce è inconfondibile per lo sci, Formula 1, calcio, insomma, ovunque ci sei tu. Allora, abbiamo ascoltato tre RVM di Viali, ha detto la sua nella conferenza stampa di poco fa, ha parlato anche Giampaolo, perché noi abbiamo di Cesare che poi faremo sentire. Giampaolo non ha parlato, niente conferenza stampa dell'allenatore del Bari, per la seconda volta Giampaolo non parla, l'ultimo ad aver parlato in settimana è stato Valerio Di Cesare, il capitano. Peraltro il video di Valerio Di Cesare ha fatto il giro tra gli appassionati di calcio,
non tanto per quello che ha detto, ma per quello che ha fatto, perché rispetto all'ultima domanda che legava la partita Baricaglia dello scorso anno a questa di Cosenza, Valerio Di Cesare non ha retto e ha pianto, davanti a tutti noi giornalisti, un fatto abbastanza insolito, inconsueto, però questo dimostra come il Bari sia ben oltre l'orlo della crisi di nervi, perché è chiaro che soprattutto un giocatore come Di Cesare, che era salito sul carro del Bari ripartendo dalla Serie D, avverte il peso di quello che sta accadendo e probabilmente avverte anche una situazione di disagio, perché questa squadra in questo momento è ridotta ai minimi termini. Io sono due mesi che penso che il Bari sia ormai in caduta libera. L'ho visto prima ancora che questo accadesse, perché la squadra non reagiva dal punto di vista emotivo e nervoso. Quindi è chiaro che Di Cesare, che è una persona seria e responsabile, sa probabilmente a cosa stiamo andando incontro. Io ho detto più di una volta, anche nei miei programmi, che questa eventuale retrocessione in C sarebbe peggio del fallimento. Pippo. Sì, assolutamente, l'ho sentita tutta, sono un po' emozionato perché nel tagliarlo per il nostro, per il nostro programma, alla fine quell'ultima lì, insomma, non me la sono sentita di metterla, anche perché lui 41 anni, la storia di Bari, 6 anni a Bari, insomma, una colonna portante, diciamo che anche, voglio dire, si è capito dalle domande che il clima non è assolutamente allegro. Diciamo che il tentativo di portare qui 1800 tifosi è anche quello di dare una spinta da parte dei tifosi, però quello che mi preoccupa è capire alla fine, insomma, domani è una battaglia per tutti e due, perché tutte e due le squadre avranno il coltello fra i denti e bisogna capire chi è che riesce un po' ad avere la pelle più dura, perché magari il Bari era partito con altri obiettivi, o mi sbaglio? Ma diciamo che oltre a questo l'inerzia dalla parte del Cosenza mi sembra abbastanza chiaro. Il Bari dovrebbe veramente stupirci domani a Cosenza, perché negli ultimi tempi la squadra non c'è, e poi il Bari non era proprio predisposto a trovarsi in una situazione del genere, mentre il Cosenza come dire, quasi ci sguazza in queste situazioni. Non dimentichiamo che il Cosenza, voi lo sapete meglio di me, negli ultimi due anni si è salvato nella finale play-out. Il Bari lo scorso anno era un passo dalla Serie A, quindi anche da un punto di vista mentale la squadra non c'è, la squadra è completamente smarrita e disorientata. Quindi, oltre al fatto che ci sono problemi di organico, il Bari domani si presenta con un solo attaccante, peraltro l'ex Nasti, che è oltretutto diffidato, perché questa settimana si è operato anche Puskas, Diò non l'abbiamo quasi mai visto, quindi Bari fino alla fine del campionato rischia di avere a disposizione soltanto Nasti come attaccante. Ha persino un problema del portiere, perché c'è stato negli ultimi tempi un valzer tra Breno e Pissardo, quindi un Bari che non ha certezze, un Bari che come dire, ha perso proprio tutte le sue certezze in quella che sarebbe dovuta essere la fase cruciale della stagione. Non ha coperto i ruoli che mancavano, perché Caprile, Chedira e Floruccio non sono stati sostituiti, poi alla fine il problema è quello, no? Sì, assolutamente sì. Praticamente lo scorso anno sono stati venduti o rientrati ai proprietari del cartellino quasi 50 gol dello scorso campionato, perché che dire, ne aveva segnati 17, Antenucci, non dimentichiamolo, ne aveva segnati 10, Floruncio ne aveva segnati 9, Benedetti ne aveva segnati 4 ne aveva segnati anche Esposito. Questi giocatori non ci sono più stati e il Bari ha provato a rimpiazzare anche con giocatori che magari avevano anche un nome, perché comunque il Bari ha preso giocatori con la carriera di Aramu, dello stesso Diò, dello stesso Puskas. Ma se pensate che Aramu, che qualche anno fa è stato decisivo per la promozione del Venezia in Serie A, non ha segnato neanche un gol, un assist e zero gol. Questo è il numero di marcia di Aramu. Sentiamo Maria Grazia, che vuole porre una domanda. Maria Grazia, sì, per buon pomeriggio. Enzo Tamborra. A proposito di video virali, è andato sui social un altro video in cui un gremito numero di tifosi del Bari si è presentato a parlare con la squadra, e c'era tutta la squadra presente a parlare con loro. Ecco, quanto inciderà domani i quasi 2000 tifosi che si aspettano che arriveranno dal Bari, e che aria si respira in città? Perché spesso noi a Cosenza abbiamo visto che il dodicesimo uomo in campo ha fatto la differenza. Quanto questo potrà incidere dal punto di vista mentale col Bari?
Allora, questa cosa che hai visto in rete risale alla vigilia di Bari-Pisa, quindi dell'altra partita di campionato. La reazione della squadra è stata così così, perché il Bari ha subito gol dopo 3 minuti, nel secondo tempo ha avuto una reazione nervosa, emotiva, che ha portato al pareggio, peraltro su rigore, e poi si è avuta quasi la sensazione che si potesse vincere. Però il primo tempo il Bari è stato inguardabile. I tifosi ci sono sempre stati, il Bari ha sempre gremito il settore ospiti degli stadi dove è andato. Il Bari ha una media di 16.000 spettatori paganti al San Nicola, quindi, come dire, il fattore pubblico non è mai mancato, quello che è mancato è la squadra. Quindi io non so quanto possa incidere. Certo, i tifosi nella buona e nella cattiva sorte stanno ancora accanto al Bari. Peraltro sono stati, siccome c'è un clima un po' di contestazione, soprattutto nei confronti della società, sono stati i tifosi stessi, come dire, a indicare la via di una tregua rispetto al finale di campionato. La tregua è iniziata, è chiaro che io do poco peso però a questa situazione, perché a mio avviso il problema è più nella squadra che non all'esterno. Grazie Enzo, grazie per essere stato con noi, poi ci vedremo casomai allo stadio. Grazie, ciao, grazie, buon lavoro. Ciao. Grazie. Allora mister, vuoi aggiungere qualcosa su quello che ha detto Tamborra? Ha detto praticamente tutto quello che ho detto prima io, nel senso che questa è una squadra che rischia davvero di retrocedere. Io credo che sia forse solamente leggermente superiore all'Ascoli, un organico assolutamente insufficiente, al di là del blasone. Il blasone non serve a niente, poi bisogna giocare, o il pubblico, come diceva Maria Grazia. L'altra volta il Milan ha perduto in casa con l'Inter 70.000 persone, il milanismo ha perso, perché l'Inter è più forte. Cosenza è più forte del Bari, sulla carta e anche sul campo per giocatore. Si parla sempre di Diop, ma Diop non fa gol che sono 5 anni, non sta giocando mai per infortunio. No. Il Cosenza e il Bari non ha assolutamente sostituito giocatori che hanno fatto prima, in modo Pippo, che potessero andare per un secondo. Scusami. Non sono andati in Serie A. È una squadra debole, una squadra che si trova lì. Fammi sentire debole. Prima di sentire Maria, ci sono degli amici che ci hanno scritto. Che sì, mandiamo ci tanti saluti, come sempre tanti, arrivano i tantissimi saluti. Salutiamo il signor Dionigi, la signora Rossella con il marito Carmelo, GP45, noi salutiamo tutti, man mano cerchiamo di salutarvi tutti quanti. E chi vuole naturalmente intervenire con noi si può prenotare sul nostro appunto anche sito, ma anche sul numero WhatsApp per le formazioni che poi manderemo ascoltare. Tra poco. Pippo. Sì, assolutamente. Adesso possiamo sentire, tra altre cose, ricordiamo pure che della partita ci saranno due ex importanti, fra Botta e Antonucci, del Bari, nonché Mikai, altro giocatore che ha fatto tanto bene a Bari. E ci sentiamo la terza parte di Viali e così chiudiamo il cerchio della conferenza stampa di stamattina. Viali. Ve l'avevo tra l'altro detto il giorno prima di Reggio Emilia, che secondo me la squadra era pronta per raggiungere un risultato importante, ma dobbiamo essere bravi a capire cosa ci ha fatto fare quello. Cioè, se pensiamo che abbiamo fatto quello perché per le qualità, perché siamo belli, bravi, quelle qualità ci sono sempre state, anche nelle partite precedenti. Cioè, quelle qualità la squadra le ha sempre avute, ma per esaltarle c'è stata una base di convinzione e determinazione che ha fatto la differenza. Quindi la base di partenza è vero su Reggio Emilia, ma focalizzati sulle cose veramente importanti che fanno il risultato. La squadra ha avuto un atteggiamento da risultato molto molto importante a Reggio Emilia e deve essere la base di partenza per una sfida tosta come quella di domani. È importante dare continuità a questa prestazione di Reggio e soprattutto anche di risultato, ma credo che sia sempre figlia del modo con cui si scende in campo, e quindi sotto questo punto di vista siamo stati, diciamo così, abbiamo cercato di tenere la tensione alta questa settimana e ho buone sensazioni, nel senso che la squadra l'ho vista recepire e allenarsi come nelle ultime settimane in maniera molto positiva. Tra le altre cose, fra gli ex positivo, c'era ci sono anche Marras, Dorazio, Tutino che ha giocato 15 giorni là, diciamo che Camporese, c'è una bella colonia di ex baresi e giocatori che gli ultimi erano appunto gli ultimi arrivati, Antonucci e Frabotta. Io a questo punto sentirei anche Marita, perché mi pare bravo, giusto, mi sembra giusto, infatti stavo dando la parola proprio insomma a Marita.
Allora, io Marina, allora, hai sentito sia Tamborra che l'ultimo RVM che ha mandato Pippo allora, per Viale? Sicuramente io concordo con quello che ha detto il mister, perché la motivazione domani sarà al centro dell'attenzione di tutti. Abbiamo detto anche prima, come hai sottolineato tu, sarà una sfida all'ultimo sangue, sarà una sfida determinante. Sì. Purtroppo io, ascoltando anche i tifosi di Bari, perché mi sono confrontata anche con loro, facevano un plauso proprio al nostro presidente per quanto riguarda le iniziative che sta facendo il nostro presidente ai tifosi, con tutti questi... Le vuoi ricordare? Sì, per quanto riguarda la tribuna B, la tribuna B è 18 euro, poi abbiamo le curve a 12, quindi sono delle iniziative importanti per i nostri tifosi, e questo forse lo aspettavano anche i tifosi da Bari, dall'altro lato, dal presidente, che purtroppo è un presidente assente e che non è presente, ed è proprio forse questo il centro di tutto, il culmine di tutto di quest'anno, di questo Bari, che sicuramente non si aspettava di essere in questa posizione, Maria, in classifica. Ti chiedo una domanda, ti faccio a volo, a bruciapelo. Se due presidenti, padre e figlio, cambiano 7 allenatori in due società, tra Napoli e Bari, un motivo ci sarà. Quindi. Oh no, Pippo, 7 allenatori. Allora, il signor Giachini, se mi date la camera, becca 1.600.000 euro per 16 partite. È stato esonerato dopo 4 partite. Quindi voglio dire, solo Giachini, ho fatto l'esempio, 1.600.000. Mamma mia. Beh, mister, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, voglio aggiungere quello. No, che poi andiamo a vedere gli altri RVM. Quello che ha detto Gigi prima. Noi fino a, allora, nella gestione Viali è cambiato poco, nel senso, fino adesso. Cioè, quando Viali è subentrato a Fabio Caserta, il Cosenza aveva 3 punti di vantaggio sulla zona di retrocessione. Sì. Adesso è uguale. Quindi Viali fino adesso non ha fatto nessun miracolo. Ci auguriamo che da domani in poi faccia quello che deve fare. Prima si era ridotto, adesso è ritornato. Anzi, addirittura prima di Reggio Emilia si era messa in discussione il suo esonero, perché stava andando malissimo, no? Quindi diciamolo le cose. Eh sì, due partite, quindi adesso due punti. Io che lo vedo così ben carico, sono contento, e mi auguro che questa sua positività la trasmetta alla squadra domani. Ma ripeto, in questo momento la classifica del Cosenza è uguale per distacco l'ha lasciata non Fabio Caserta. Perfetto. Quindi noi dobbiamo fare meglio, quelli che ci sono adesso devono fare meglio di Caserta. Non c'è dubbio. Allora, senti, andiamo a vedere i messaggi che stanno arrivando, poi Pippo c'ha altri RVM, poi ci sono le rubriche naturalmente, sì, perché il tempo scorre. Sì, questa è una domanda che rivolgo a tutti quanti, però noi non abbiamo la sfera di Chessal, ovviamente non la sappiamo. Ci scrive Claudio, che è uno storico tifoso dei Lupi, che salutiamo. Secondo voi, quali giocatori potrebbero essere affiancati a Calò, essendo squalificati Voca e Prescia? Vabbè, la formazione è fatta, l'abbiamo detto prima. Zuccone e Antonucci. Domenica scorsa. Zuccone e Antonucci. Dovrebbe essere un poco più sveglio. Franco, ci chiedono, secondo noi, quanto domani potrebbe essere il numero dei tifosi che saranno presenti allo stadio da parte del Cosenza. Ancora il botteghino non è chiuso. Le statistiche, più o meno, la forbice che parla di 8.000-10.000, compresi 2.000 di Bari. 8.000-10.000. Ricordatevi che Viale Magna Grecia sarà chiusa, andate prima allo stadio, solo ed esclusivamente Pippo attraverso via degli stadi. Beh, io direi a questo punto che il tempo scorre, ma la regia può preparare, ovviamente, dall'altra parte, come avete sentito poco fa sotto Tamborra, l'allenatore non ha parlato, però ha parlato il capitano di Cesare, 41 anni, bandiera e baluardo del Bari, di Cesare. Ok. Adesso conta il Bari, conta la salvezza, per me, per tutti quanti, questa salvezza è vita proprio. Retrocedere vorrebbe dire proprio, cioè, fallire clamorosamente. Bisogna essere concentrati dal primo al 96esimo, perché nelle ultime partite comunque prendiamo cose sempre nei primi 3 minuti e partire sempre 1-0 per gli altri è difficile. Bisogna salvarsi e bisogna andare oltre a tutto. Sappiamo che è difficile, perché a Cosenza sarà una partita difficilissima, e per me conterà come quella finale di quel giorno maledetto là, quindi è la stessa, anzi forse per me è più importante ancora. Dobbiamo prepararci e sappiamo che dobbiamo andare a fare una guerra calcisticamente parlando. Sono giocatori forti, Tutino per me è uno dei giocatori più forti, insieme a poi Giampaolo lì davanti. Adesso ha raggiunto, secondo me, la sua maturità, è un giocatore forte, hanno altri giocatori forti, comunque lo stesso Maras, Mazzocchi. Per noi è una finale, è
uno scontro diretto che dobbiamo lì, come ho detto prima, andare su, a far risultato, perché mancano 4 partite, quindi dobbiamo far punti. Non c'è più tempo, non puoi più aspettare, non puoi più dire ma tanto c'è la prossima, adesso mancano sempre meno partite. Siamo consapevoli di questo e dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. Questo è un po' il pensiero a Bari. Il capitano ha detto andiamo a Cosenza a fare una guerra, Franco. Guerra, sì. Ne abbiamo parlato abbastanza. Pipio prevede una partita molto dura, anche molto tattica, perché poi, come diceva Gigi De Rosa, che è stato compagno di Federico Giampaolo, insomma, Giampaolo è un ragazzo equilibrato, sa dove deve intervenire, sa chi deve far giocare. Ma non ha la bacchetta magica. Sicuramente, però voglio dire, hanno Nasti che è l'unico attaccante, però c'è Aramo, c'è Moracchioli, insomma, ci sono giocatori, c'è Acambora che probabilmente potrebbe rispolverare, che il Cosenza ha cercato anche nel mercato di gennaio, perché si parlava di Calò che doveva finire, perché Polito, l'attuale direttore sportivo del Bari, è un estimatore di Calò. Si è parlato di qualche scambio, se ricordi, Pippo. Sì. Col Bari, eccetera. Sì. Quindi Aramu Calò era lo scambio. Esatto, ci sono dei buoni rapporti, proposto. Quindi loro cercheranno di non perdere, perché poi giocarsi le ultime chance anche naturalmente in casa, sì, pure io. Però c'è un fatto, Pippo, come ci scrivono molti nostri amici telespettatori, che prima di Cosenza Bari alle 14 ci sarà Ternana Ascoli. Questa è una domanda che vi pongo. Sapere il risultato con un quarto d'ora di anticipo può incidere o no? Dammela tu, dimmela tua. Assolutamente sì, non solo, questa è la domanda che ho fatto un po' oggi al tecnico che avete sentito prima. Alla fine questa miscellanea di partite, che la Serie B ovviamente no, non si può prevedere che classifica si troverà alla fine del campionato, però il Cosenza si troverà nelle ultime 4 partite ad affrontare 3 dirette concorrenti. Non è che, non solo, è capitato il caso che proprio domani ci avrai le 2 squadre su cui potrai fare la partita, perché in base al risultato che farai potrai giocare o meno. Il tecnico ha detto noi ce la giochiamo e non ce ne frega niente degli altri risultati, e fa bene, perché prima si arriva all'obiettivo e meglio è. Mister, e poi Marita voglio sentire. Beh, io credo che domani si possa determinare, a seconda del risultato di Terni, la quasi certezza della terza retrocessione. Perché se l'Ascoli dovesse perdere a Terni... E poi il Cosenza andrà all'Ascoli. Credo che non lo salverebbe nemmeno un miracolo. Quindi è ovvio che si può giocare anche su quel risultato, perché se le cose dovessero andare per questo verso, Cosenza e Bari potrebbero anche non farsi troppo male, voglio dire, no? Sì, sì, abbiamo capito. Marita, allora... Sì, sicuramente sarà, diciamo, conoscere in anteprima quello che accadrà tra Ternana ed Ascoli, anche perché sono delle dirette concorrenti del Cosenza, sarà molto importante, anche perché ricordiamoci che il Cosenza, dopo lo scontro diretto contro il Bari, andrà a affrontare... In 10 giorni... Sì, in trasferta l'Ascoli e poi in casa Spezia. Lo Spezia, quindi sicuramente saranno delle sfide determinanti. Allora, Maria Grazia, abbiamo le rubriche? Abbiamo le rubriche dei nostri tifosi e per questa settimana andiamo a ringraziare il tifoso Aldaiello e i ragazzi della Cosenza Pallanuoto di Mister Gianmarco. Sono appena usciti dalla piscina, Pippo. Eh beh, sì, sono loro, escono dallo spogliatoio e hanno fatto l'allenamento. Vediamo. Le formazioni dei tifosi. Noi siamo i giocatori della Cosenza Pallanuoto, io sono Antonio Lento, io sono Luca Adamo e io sono Michele Cai. E oggi diamo il nostro 11 titolare per la partita di venerdì. Partiamo con un 3-5-2, in porta mettiamo Micai, in difesa Meroni, Venturi e Camporese. A centrocampo schieriamo Dorazio, a sinistra con un centrale Florenzi, Calò e Zuccone, a destra Marras. E in attacco mettiamo Tutino e Forte. Un saluto agli amici di Pallacentro. Questa è la formazione che affronterà il Bari, un 3-5-2, Micai, in difesa Meroni, Camporese, Venturi, a centrocampo Marras, Zuccon, Calò, Oviviani, Antonucci, in attacco Tutino e Mazzocchi, Forza Lupe. Allora, ringraziamo questi amici perché ci scrivono in tanti. Tantissimi. L'amico Aldo di Laurignano di Pignano, che è le zone lì, ci seguono tantissimo. E allora. Comunque, Franco, non è da sottovalutare questo Bari, perché c'è anche un signor Sibilli che sta. Caspita! Voglio dire, non è che lo puoi regalare a qualcuno, Sibilli comunque è un giocatore. A Schick l'ha scoperto Franco Gagliardi. Assolutamente. Lo dobbiamo sì. dire Franco Gagliardi, perché è arrivato con una zattera. C'è quel Callone pure che vede la porta.
Non è che, voglio dire, è una bella partita, è una bella partita, se la giocherà. Tecnicamente sì. Forse bella non sarà. Per loro. Tattica. Per sarà un po' sporca. Franco rispolverà probabilmente a Cambora, ve l'ho detto prima. Sì. A Cambora è un signor giocatore, sì, gioca in Serie A. Però vorrei capire perché è sotto rendimento da tutto l'anno. Cioè, se Franco, quattro allenatori, l'abbiamo detto prima, insomma, un giocatore va in confusione. C'è che è sotto rendimento, quindi non sappiamo perché. Vediamo le quote. Sì, subito. Allora, se la regia ci manda le quote, noi le andiamo ad analizzare. Ce le facciamo spiegare dal mister, dai, da Pippo. Eccole qua. Allora, per quanto riguarda la partita di Cosenza-Bari, l'esito consigliato è un gol con la quota di 1,95, mentre invece per l'anticipo del campionato di Serie B che vede impegnato il Pisa contro il Catanzaro, l'esito consigliato è un gol con la quota di 1,75. Mister, gol 1,95... Cosenza Bari? No, il significato, eccolo là. Io credo che sia una quota alta. Io credo, alta? Sì. Credo che sarà difficile che domani si faccia gol. Cioè il gol, no? Sì, sì, 1-1, sì. Ma no. Il Bari non vincerà 9 giornate. Credo che il Bari non farà gol. Dipenderà solo da noi andare in vantaggio o meno. Noi siamo... Sono d'accordo. Ma io dico, lo dico con grande serenità, noi siamo molto più forti di loro. Sì, sì, lo stai dicendo. Cosenza più forte del Bari? Lo dico per piaggeria. Sì, non è che mi devo ingraziare qualcuno. Sì, per me Cosenza è molto più forte del Bari. Quindi... Ci mancherebbe altro questo. Tu da allenatore dici così, domani lo verremo in campo. Io condivido quello che ha detto mister Franco Giugno, perché sicuramente il Cosenza è superiore sotto l'aspetto tattico, ma soprattutto sotto l'aspetto psicologico, che non è mai da sottovalutare. Questo è importante. È quello l'aspetto più importante. È la determinazione, soprattutto. Non Pippo, abbiamo qualche RVM o andiamo a vedere il prossimo turno? No, prima del prossimo turno ci vediamo e chiudiamo anche con gli amici di Catanzaro. Addirittura sentiamo Vivarini e il tecnico del Pisa, Aquilani, messi insieme, e li sentiamo subito. Vengono a mancare due ragazzi importantissimi per noi, come era D'Andrea e Ghion, e questo ci dispiace molto. E siamo pronti anche a queste mancanze, a questo si aggiunge magari anche cosette in questa partita ci vengono meno, tipo Miranda e tipo Stoppa. Ci abbiamo due partite molto ravvicinate, quindi dobbiamo tener conto di questo. Poi abbiamo Pietro Iemmello che ha avuto febbre fino a stanotte, quindi oggi si è allenato stamattina. Una partita da prendere con grande attenzione, perché comunque incontriamo una grande squadra. Secondo me una di quelle che cercano sempre di giocare la palla, di essere organizzati in diverse fasi di gioco, quindi di conseguenza per noi insomma sarà sicuramente un bel test da affrontare. Una partita complicata, una squadra che gioca bene a calcio, una squadra che ha un'identità chiara, che ha avuto una continuità di risultati importanti e quindi anche in fiducia, quindi sarà una partita per noi difficile come lo sarà per loro. Vale sempre lo stesso discorso, ci focalizziamo un po' su quello che fanno gli altri, ma poi il focus lo mettiamo su quello che dobbiamo fare noi per andare a migliorare alcune cose che ci portiamo dietro e che abbiamo analizzato e che abbiamo capito che dobbiamo migliorarle. Secondo me abbiamo la possibilità per fare una partita importante, consapevoli che però davanti abbiamo una squadra forte, una squadra che ha fatto tanti punti, una squadra che concretizza tantissimo quello che produce, e quindi sarà una partita da prendere con le molle. Allora, Franco, secondo me possiamo anche partire un po' a fare il focus sulla salvezza, sì, sì. Perché se non sbaglio ci abbiamo un pannello in cui abbiamo la lotta alla eccolo qua. Che ha fatto il Corriere dello Sport, che l'hanno ripreso un po' di siti, caro Pippo, perché è molto interessante. Si parte dal Modena e dalla Reggiana con 40 punti, Cosenza 39, tutte le squadre naturalmente interessate nella lotta per la retrocessione, Ternana 37, e poi Bari e Spezia 36, Ascoli 34, Feralpi 31 e Lecco 26. Ecco, qui ci sono le partite del Cosenza, Bari in casa. Quelli in maiuscolo sono partiti in casa, Ascoli in trasferta, Spezia in casa e Como. Vuoi aggiungere qualcosa tu, Maria Grazia? Sì, no Franco, io devo dire che come abbiamo già commentato durante tutta la nostra stagione, in pochissimi punti vediamo da 40 a 36 in 4 punti. Vediamo la tabella squadre. Di nuovo, Enzo Lionetti, quindi grazie. Sono tutti scontri, soprattutto le squadre che lottano per la salvezza diretta, comunque chi cerca di arrivare a un play-out, hanno tutti scontri diretti fra di loro. Vedi, noi il Cosenza, abbiamo il Bari, l'Ascoli e lo Spezia, e la poi Ternana c'ha l'Ascoli, il Sud Tirolo, Catanzaro. Sono scontri difficili, sono tutte finalissime. Bisogna vedere, perché come al solito che succede? Che se qualcuno si tira fuori dai giochi, per esempio,
il Parma è campione, vince diciamo che già in Serie A. E qualche partita il Parma la a mano lo molla. Sì. Col Bari, per esempio. Io credo che l'Ascoli e lo Spezia hanno il calendario più brutto. Sì. Andate a vedere bene. Ma anche noi ci siamo messi bene. Però noi abbiamo 3 punti in più, 4 punti in più. Sì, sicuramente. Cioè, è un bel tesoretto. Guardate l'Ascoli. L'Ascoli c'è il Palermo che cercherà di quando meno di mandare il sesto posto. Intanto deve andare a Terni. Sì. Poi deve andare a Terni. Poi c'è il Pisa che comunque fino all'ultima giornata giocherà per entrare nei play-off. Il Palermo che vuole rimanere almeno sesto perché giocherebbe la prima in casa. Quindi poi guardate lo Spezia. Stessa cosa, cioè lo Spezia non ha una partita semplice. Sono 3 squadre che sono nei play-off, ecco, senza che si deve salvare. Quindi queste sono le squadre. Poi gli altri pure, però hanno più punti. Quindi vuoi aggiungere qualcosa, Marina? Anche il Bari stesso, no? Per esempio, affronterà Cittadella e Brescia, che sono comunque 2 squadre che si contendono comunque il playoff. Sono in lista per il insieme alla Sampdoria. Quindi anche il Bari. Diciamo che il calendario ad oggi, quello messo peggio, è Spezia, Ascoli, ma anche Bari. Il Bari, come diceva Pippo, però potrebbe avere un Parma non motivato. Potrebbe cedere qualcosa. È l'unica squadra di quelle che si devono salvare che potrebbe avere una squadra motivata. Stesso discorso non è l'ultima giornata col Como. Ma io Cosenza non lo metto, ragazzi. Cioè, vabbè, lui è per una questione di scaramantica. No, io pure sono scaramantica. Non lo metto perché c'ha 39 punti e c'ha un calendario che non è difficilissimo come quello. Mister, il prossimo turno che ci stanno per chiudere. Bisogna fare punti subito. Ci stanno chiudendo, andiamo a vedere il prossimo turno, così salutiamo gli amici. Se no inizio a leggerlo io il prossimo turno. Vabbè. Eccolo qua. Allora, per quanto riguarda il prossimo turno, ci sono 2 anticipi che vedono impegnati il Pisa contro il Catanzaro e il Venezia contro la Cremonese. Bella partita Venezia Cremonese. Mentre invece la giornata di sabato del campionato vede Brescia contro lo Spezia, Modena contro Sudtirol, Parma contro il Lecco, Ternana contro l'Ascoli, Cittadella contro il Feral Pisalò, Cosenza Bari alle 16:15, Palermo Reggiana e Sampdoria Como. Ok, allora abbiamo detto tutto e non ci resta che darti la parola per ringraziare gli amici. Sì, allora Franco, io dalla centro è volata anche oggi. Ricordiamo che domani alle 16:15 c'è questo Cosenza Bari, che la strada sarà chiusa praticamente viale Magna Grecia, quindi si andrà allo stadio solo ed esclusivamente attraverso via degli stadi. E soprattutto venite allo stadio perché ci sono 1800 tifosi ospiti e bisogna gridare più di loro. Sì, è vero, bisogna essere molto presenti. Si va verso gli 8-10.000 spettatori. In chiusura volevo anche fare un accenno ai social, perché la pagina della Lega DB ha dato la sua migliore formazione degli 11 titolari per la 34esima giornata del campionato, e questa vede 3 giocatori del Cosenza, in difesa c'è Camporese, in centrocampo c'è Calò e avanti c'è Tutino, quindi diciamo che la presenza di questi giocatori di sostanza viene sempre notata e si sono anche meritati un posto nei social sulla pagina Instagram. Podio. Un bel podio, quindi noi facciamo il più grande in bocca al lupo al nostro Cosenza per domani e vi aspettiamo tutti allo stadio. Detto ciò, grazie a te Franco, grazie a Pippo, grazie a Franco Bruno, grazie a Marina per essere stata con noi. In bocca al lupo e ci vediamo settimana prossima.